trovo a Sapri in piazza San Giovanni. Tra poco il senatore Matteo Salvini sarà presente qua dove terrà un pubblico comizio. Sapri negli ultimi giorni è stata una piazza politica molto calda, ha cercato di bloccare il comizio di Matteo Salvini. Con me il candidato per la Lega Attilio Pietro. Attilio, cosa ne pensi di questa situazione che si è creata a Sapri? Oggi è una data importante, un leader nazionale che viene nel Golfo di Policastro, secondo me è la prima volta nella storia del Golfo di Policastro che viene un leader nazionale come Matteo Salvini. I comitati dicono che sono democratici, vogliono la democrazia, però in questo caso non la esercitano la democrazia, perché se esercitavano la democrazia davano la possibilità di parlare a tutti, perché in politica e in democrazia si dà la possibilità a tutti di esprimersi sui vari territori. È chiaro che la piazza e il circondario non si è lasciato intimorire, questo lo dimostra la numerosa presenza sugli spalti di piazza San Giovanni. Vero è che c'è una piccola parte che contesta e lì nella zona dietro che è munita di fischietti, ma la cosa bella e la cosa democratica che appunto si terrà il comizio di Salvini. Oggi l'Italia vive un momento particolare, ci sono delle frange estreme sia a destra che a sinistra, proprio quelle frange che cercano di bloccare il pensiero dell'altro. Tu militi nella Lega da quando? Io sono stato il primo consigliere provinciale in Regione Campania ad aderire alla Lega, siamo stati i primi amministratori insieme al mio sindaco di Rocca Gloriosa, dove io rivestivo il ruolo di vice sindaco, a partecipare nel 2015 a Pontile. È stata veramente una giornata emozionante e bella, noi amministratori del sud a partecipare in una grande manifestazione del nord, e siamo stati accolti veramente, veramente bene. Dicevi che l'Italia è divisa, è vero che l'Italia è divisa, però la fortuna è che quando la gente va a votare, l'ha dimostrato anche Sapri alle europee scorso, la Lega è stato il primo partito, è stato il primo partito, e l'Italia ha bisogno di persone come Matteo Salvini. Matteo Salvini l'ha dimostrato in quell'anno di governo dove ha fatto delle cose importanti, ha approvato la quota 100, ha approvato la legittima difesa, ha bloccato gli sbarchi, e allora l'Italia ha bisogno di queste persone, ci vuole Matteo Salvini al governo per cambiare l'Italia e migliorare l'Italia. Quindi una candidatura che non è nata all'ultimo momento, come giustamente ricorda Attilio, già dal 94 con l'allora sindaco di Rocca Gloriosa Nicola Marotta, che hanno fatto un primo incontro a Pontina. Io ringrazio Attilio perché tutto preso sta per arrivare l'onorevole Salvini. Non posso far altro che augurarti una bella campagna elettorale che sia fruttuosa soprattutto per te, per il territorio e per tutti. E viva la democrazia! Grazie, grazie.